questa sera a presentare il libro di Ilaria Poli, Stracci di parole, la copertina. Questa qua fa parte della collana sul bilico, sui versi. Prima di tutto il titolo e la dedica. Stracci di parole, cioè spiegaci un po' il concetto di questo stracci di parole, ma anche un po' quello che secondo te è la poesia. Allora, ho sempre pensato, se mai avessi pubblicato qualcosa l'avrei chiamato Stracci di parole, perché come dice la dedica, ed è quello che io credo in modo profondo, scrivo solo stracci di parole e sono ciò di cui mi vesto orgogliosa ogni giorno della mia vita. Perché? Perché per me la poesia è un mix di passione tecnica, ma è anche fermare un istante, è proprio uno straccio di un momento, uno straccio di tempo, e qualche cosa di cui ci si avvolge, bene, male, a volte ci si riesce a coprire, a volte no, a volte serve per pulire magari qualche momento buio, a volte per coprire, a volte viene lasciato là proprio come uno straccio. E in parte, questo diciamo, è una parte del pensiero, l'altra è perché avendo comunque una formazione classica, un po' mi piace pensare di essere come un poeta dell'antichità, quindi una sorta di rapsodo che mette insieme tanti pezzi, cuce assieme, pianto di poeta stanco. Ho finito le parole di colori, bianchi, neri e sfumature. Ho smesso di pensare che la luna amata avesse un sorriso per me soltanto. Ho lasciato che il tempo mi spogliasse dei sogni ed ora mi struggo mentre vedo l'inchiostro contorcersi sul foglio che a sua volta piange lacrime scure. Ho gettato per terra l'alloro, che importa? Non ci sono più parole sulle foglie. Potete anche fare un applauso. Niente, mi risveglio nel mondo assopito ed assetato di scelte rimandate. Non chiuderò gli occhi, rinuncio al sonno dell'anima, il torpore dei sensi rinnego, perché vegliare è la mia scelta. Qui c'è la terza sezione e anche qua c'è un forte richiamo a Lucrezio, se non mi ricordo male, no? La malattia dell'amore. Sì, vederla come una malattia, però ovviamente non è solo una malattia, ci mancherebbe, un sacco di cose bellissime, poi nell'ultimo periodo è il tema prevalente. E scrivo d'amore anch'io. Io di questa sezione, diciamo, vanno così a sezione, cioè fare leggere dell'invidia e di altri sentimenti. Dell'invidia e di altri sentimenti. Gli amanti scappano tenendosi per mano, inciampando negli sguardi feroci dell'invidia. Complice è la notte degli amanti in fuga, che non sanno aspettare e avvelenano il mondo con la loro malattia.